Ma che dolce risveglio! Grazie. Cioè, hanno avuto tutta l'estate per mettere a posto le strade di Bussolengo. Proprio adesso si mettono a fare i lavori. Che palle. Sono vivo, non sveglio. Buongiorno. Bevo il caffè e spero di svegliarmi. Allora, oggi si va dalla Lisa a fare la tesina e poi si viene da me a fare la mia. Sono belli i miei piedi. Sì. Ciao. Un uomo con quattro piedi. Oh, caca, 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 caca. No, non è caca, è muschio. Niente, ho sbagliato. Falso allarme. Stiamo andando dal dentista, cioè io, perché devo pagare, se no mi uccide. No, dai, oggi sarà. Io ho dovuto accompagnarlo perché è un bambino, dal dentista da solo non ci vuole andare. Scusa, è meglio in compagnia che da soli, anche se il moto è diverso. O no? Non è diverso il moto, tipo, No. meglio da soli che in cattiva compagnia. Come si chiama? Meglio soli che male accompagnati? Esatto, e pesa, pesa! Allora, spero, non so neanche se ci si vede, Siete pesanti. tanto anche. Allora, Cacchio. finché mi faccio il muscolo al braccio, e oggi sarà un vlog abbastanza tranquillo, diciamo che non farò le solite, cioè non faremo le solite stronzate, anche perché andiamo dal dentista. Non so cosa cazzo sto filmando, ma va bene. E secondo me stai filmando tipo qua così. È Ok, la pesante. tengo un po' io. Va bene, dai. Inizia qui. No, Idiota. no, No, dai, basta. non Moreno ce sa fare. l'ho. Come faceva? No, che vai in culo l'obiettivo. Attenzione ragazzi, è importante. Ok? Punto. Ok, lì c'è il dentista, in quel portone lì. Entro, do i soldi e usciamo e torniamo a casa di Lisa a tesinare. A dopo. Stiamo ritornando a casa della Lisa per fare la tesina, come ho detto prima. Oh, Devo dire la male, belle no? le chitarre. Quella di legno, quella Guarda che di non si vede un legno, quella cazzo. da legno, quella di Che belle. Guarda, me le compro tutte. Questa non si vede però. L'ho già fatta, già vista. Già vista. Quella di lì. Faiga. Stiamo tornando a casa e spero ci sentite perché c'è un rumore A fra. Tommy gli hanno tolto tutti i denti. Esatto, infatti sto parlando ma non sto parlando coi denti. Esatto. Vabbè, stiamo tornando a casa, dobbiamo fare la tesina. Riprendiamo un po' la Lisa perché parlo solo io in questo video, non si sente niente. Di qualcosa. Sapevo. Niente, Aspetta, cioè. sto filmando per terra. Bravo, passa con rosa. Coglione. Quel camion è passato col rosso. Ah, Non questo ok. qua, il bus, quello prima del bus. Camion dopo? Cioè il camion Quello quello prima rosso. del bus è passato col rosso. Stronzo. Stiamo andando in sincronia. Esatto. Op, op, op.
cosa becco un palo in testa. Sì, però sono più avanti, perciò vinco io. Pam! Morta. Aspetta, che muoro davvero. Occhio che c'è il palo. Sei davanti a me, lo vedo. Com'è difficile. Mia mamma ieri ha involontariamente ucciso una vespa. Praticamente sulla finestra abbiamo montato una zanzariera che tipo ha il telaio e poi ha tipo la cordicella. Stai filmando l'orecchio, mi sa. Ma cazzo, pesa sta minchia. Lo so. Mia mamma ha cioè dopo questa cordicella come quelli dei cartoni americani, no, che tiri e la cordicella va su con la zanzariera, no? La zanzariera si riavvolge. Praticamente è successo questo: mia mamma ieri era lì alla finestra e si è accorta che sulla zanzariera, dalla parte dentro, c'era una vespa. Quindi ha pensato: mandiamola fuori. Sto puntando, mandiamola fuori, no? Ok, facciamolo. Allora mi sono avvicinata anch'io perché lo stavo dicendo. Ma se tieni tu sta cazzo di fifola qua finché parlo, cazzo. Praticamente ha sganciato la zanzariera per far andare sul piano piano, tenendola con le mani, in modo che la vespa, senza schiacciarsi, andasse giù, no? Piano piano camminasse verso giù e capisse che deve tipo andare fuori dalle palle. Cos'è successo? Che tipo la vespa ha iniziato a volare per spostarsi più velocemente, immagino. Mia mamma, per lo spavento, perché ha detto oddio mi becca, ha mollato la zanzariera si è riavvolta tipo tutta insieme, brrr, così, e la zanzariera, la vespa è rimasta in mezzo. Bene. Allora mia mamma ha detto, cazzo, allora, sei ancora viva e tiro giù la zanzariera, questa esce in mezzo in partita, mi becca, sei invece morta, poverina. Ma cosa fa, cazzo? Prende il filetto della zanzariera, tira piano, 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 piano. A un certo punto vede la vespa cadere, rimbalza e cade giù. Tipo mia mamma ha fatto un salto di 3 metri e io tipo sono scappata in sala perché ho detto, cazzo, è partita la vespa. Pensavo che la pungesse, invece in realtà poverina era morta. Bene. E mi dispiace molto. Povera vespa. Bene. Bene. Parlato abbastanza, stronzo. Sì, adesso facciamo una magia, ci troveremo su in casa della Lisa. 3, 2, 1. Ah! Hai visto? Mamma siamo mia, che zoo. Scago. Allora, cambio di programma. C'erano parenti di parenti di parenti a casa Lisa, parenti Lisa. Quindi niente, filmiamo adesso che siamo... Ci siamo ritirati in camera per fare un pezzo di tesina, ma esatto. Abbiamo deciso poi di non fare il video né niente. Siamo usciti adesso a farci un giro prima che io vada ad altri parenti. Ecco, e ci salterei sopra. Sai cosa ci faresti? Una bella caretta. Però mi sa che è femmina, perché... Ce le ha le balle, stupido. Quindi abbiamo trovato un nuovo amico che si chiama... È anche il mio vicino di casa. Ceronte Rino. Esatto. E niente, facciamo una passeggiatina, poi lei deve andare da suo zio. E sta guardando la macchina là che non ho filmato, vabbè, è una macchina sportiva. Allora, cambio di programma per la seconda volta. In un supermercato a prenderci delle bibite perché vogliamo fare un video per un prossimo giorno, futuro. E da suo zio non ci si va, cioè non ci va perché? Perché no? Ci vado un'altra volta. Ci va un'altra volta. E quindi oggi è un cambio di programma continuo. Va bene, dai. Allora, non so se... Si vede che è un cambio continuo. Esatto, si vede che è un cambio continuo. E niente, tra poco, tra 5 metri, 6, 7, 8, 10 metri entriamo al supermercato e... 1, 2, 3, 4, 5, ci salutiamo appena usciamo, rivloghiamo e... Allora, abbiamo fatto la spesa e abbiamo preso delle bibite normali e delle bibite con zero zuccheri aggiunti. Va bene, così? Sì. Ok. Perché? Va bene, basta. no, perché mi ero da dirlo, però diciamo per il dopo lo metto con tagliare. Allora niente, provare. Dai, dillo. No, non lo dico. Dai. No, niente. No, ricordatevi solo una cosa. Che quando c'è scritto zero zuccheri, no, ma tanti di voi lo sapranno, ma tanti magari no.
Quando c'è scritto zero zuccheri, o senza zuccheri, o senza... beh, non è che non ce ne sono, perché sennò non sarebbe giusto, sennò non sarebbe dolce. È che è senza zuccheri aggiunti. Quindi gli zuccheri che ci sono già presenti naturalmente, che saranno naturalmente tanti, perché sennò la roba non sarebbe dolce, non li hanno mica tanti. Quindi è solo un'illusione che vi vogliono dare. Diciamo che è meno dolce, un po' meno. È meno dolce, ma lo zucchero c'è lo stesso. Esatto, se non è zucchero sarà dolcificante, lo dolce. Siamo arrivati. Sì, e tutto il lavoro lo devo fare io. No, no, fino adesso l'ho portata io la borsa, che cazzo. Non è vero, stronzo. Che cazzo stai dicendo? Tutto Io amo le cotolette e quelle cose lì. Infatti sono le, che adesso sono le 5, facciamo merenda con il cordon bleu. Sì, siamo persone normali, certo. Guardate la normalità. E mi piace la roba salata. Allora, sopra le, il cordon bleu che stiamo per mangiare, adesso stanno scaldando. A lei non piace nel microonde. Non ha detto che mi piace nel microonde. Ci ho messo qualcos'altro sopra. Ci ho messo qualcos'altro sopra per renderli un po' più invitanti. Formaggio. Sì. Sì. Allora, pensa. Comunque preferivo in padella. Non è che non mi piace il microonde. È che lo preferisco in padella, perché il microonde diventa mollino. Invece in padella diventa bello croccante, duro come mi piace a me. Ma che casino. Cioè, vi rendete conto? È estate! Guardali, guarda! Vabbè, lei non si accontenta mai. No, non è che non mi accontento, è che le cose si fanno bene o non si fanno. Cioè, si fanno lo stesso, perché tu vuoi mangiare, No. Sì. Comunque, abbiamo appena finito una sfida. Quella che stavamo parlando prima, di, vedete, Coca-Cola, Coca-Cola Zero. Ah, che schifo, ragazzi. Sembra la pomata quella per le, per quando tipo ti entra una spina e non riesci a tirare fuori, ti mettono quella pomatina giallo cacca che ti tira fuori la spina. Me la metteva mio zio quando ero piccola. Esatto. Che dormivo da loro. Adesso io spero si veda. Proviamo. Non lo so. E sì. State. Mi sa che stai puntando un po' là. No, beh. Mamma, devi puntare anche te. Oh, gira. Ma si vede questa l'angolo così. Allora, non so se si vede che mangiamo, ma. Oh. Cioè. Cosa è? Guardando. Quella coca. Cin cin. E adesso siamo arrivati. Cioè, adesso sto raggiungendo la Lisa. E quindi sono arrivato anch'io a parlare del locale. Come si dice? Locale? Presunto locale? Sì. Ecco, il presunto locale dove apriremo la pasticceria. Infatti, vedete, stiamo andando avanti con calma. Molto con calma, più calma che molto. Che dici? Dura? Chi è che dura? Io, tu. È dura. La tesina. La salita. Non è che è dura, è che... Che palle! È pallosa! Per fortuna abbiamo iniziato con la parte più noiosa, credo, perché poi è tutto noioso. Ma ce la faremo! Ma ce la faremo! Allora, siamo andati avanti con la mia tesina, quindi la prossima volta andrà avanti Lisa, e ora si sta concentrando su una storia di noi, cioè basata su di noi, su Wattpad. Ovviamente è lei che, diciamo, ha il braccio, e quando magari, diciamo, come si dice, quando scrive che parlo io, magari mi chiede come potrei rispondere, così per renderlo più verosimile possibile, essendo una storia vera.
E niente, adesso lei se vuole, magari leggerà un pezzettino intanto per farvi un'idea. Ovviamente non sappiamo quando uscirà, eh. Prendo in mano il cellulare e scrivo alla mia ragazza, sicuramente ancora sveglia, a meno che non sia in uno di quei suoi colpi di sonno momentanei, improvvisi e divertenti. Ehi Vita, sei ancora sveglia? E io gli mando un messaggio. Avevi dubbi? In realtà sì. No, no, che stai facendo? Passano un paio di minuti, o sta giocando col telefono o sta leggendo, più probabile la seconda. A un certo punto arriva un messaggio, qualche lettera strana a caso. Eh? Mi sa che si stava abbioccando e il cellulare le si è spiattellato sul naso, tipico di lei. Avevo già detto che era divertente, anche per questo l'amo. A volte capita che la sera, se siamo stravaccati sul mio o sul suo letto, si addormenti mentre la bacio, tipo principessa sul pisello, ma al contrario, non so se rendo l'idea. Quello che avete sentito è un pezzettino della storia che vedrete in futuro. Non so quando. Comunque, se ci siete su Wattpad, se ci siete su Wattpad e vi va di saltarci dentro per dare prima o poi un'occhiata. Oggi ho pubblicato tipo una challenge che mi ha condiviso mia cugina, la quale a quanto pare non potevo non farla perché è obbligatoria, che parla di 13 cose su di me. Ho dovuto farla, per cui la prima cosa che vedrete sul mio profilo è quella. Poi l'altra, cioè, non so quando mai. Io sono questa, leggete, vabbè, se siete di Wattpad sapete che è quella sotto. E in futuro metterò questa storia capitolo per capitolo, se no ci metto 20 anni a scriverla. Sperando che vi piaccia. Attendo i vostri commenti. Vi salutiamo. Ora vi salutiamo. Ci vediamo, no cazzo, Un sì. bacione. E dopo, e mentre ci sono questi rumori, Stanno riaspaltando l'asfalto. speriamo che il vlog vi sia piaciuto. Lasciate un commento, un like, e per chi non se ne è ancora iscritto, iscrivetevi. Forse vedrete magari un qualche pezzettino di video di stasera prima che vado a letto, siccome che lei non c'è, magari vi risaluto anch'io in plurale, ovviamente parlando come se ci fosse anche lei, magari vi leggerò un suo messaggio che vi dà la buonanotte. E niente, ci vediamo al prossimo video, vlog o quel che è. Ciao! Ciao!